Buongiorno e bentrovati con informazioni di Molise TV. Oggi è martedì 25 agosto e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Anziano muore falciato da un'auto, disgrazia sulla provinciale 59, la vittima è l'ottantenne Vincenzo Pollutro. È accaduto ieri pomeriggio tra Frosolone e Civitanova, sotto shock la ragazza a bordo della Ford Fiesta. Attraversava la provinciale per Civitanova del Sannio quando è stato investito da una Fiesta guidata da una 23enne che si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, inutilmente, l'ottantenne Vincenzo Pollutro è deceduto nell'immediatezza dell'incidente. Nel taglio alto le sequestrato mentre porta pasti ai migranti, 15 profughi denunciati. È accaduto a un dipendente di una ditta di Venafro. I carabinieri della stazione di Verano Scano sono venuti a capo della vicenda che vide coinvolta qualche settimana fa l'autista di una ditta di Venafro che all'appalto mensa presso una struttura per rifugiati nel piccolo centro alle porte di Sesto Campano. E ancora a cronaca a Termoli, violenza gratuita all'area di servizio IP sul lungomare. Proprietario aggredito perché aveva denunciato altri episodi analoghi. E poi Rio Nero Sannitico, schiacciato dalle tasse, chiede aiuto a due abili truffatori. Doveva dare 30.000 euro al fisco, oltre al danno anche la beffa. E ancora a Termoli 1 milione per realizzare un resort fantasma, indaga il NAS. Per il momento l'inchiesta è in fase di indagine, ma i sospetti di presunti sperperi di denaro pubblico ricadono sul primario di cardiologia, il dottor Musacchio. E arriva a Limosani la cena dei popoli, l'unione nella diversità, successo per la manifestazione di domenica sera a Ripa Limosani. Passiamo alla politica, regione, un giornalista al Correcom entra Vincenzo Cimino, va a ricoprire il posto sospeso che era stato assegnato a Di Falco. Nel taglio basso leggiamo il Grande Fratello apre vivi la tua città, l'11 settembre casting a Campobasso, alla fine la trattativa è stata chiusa e Campobasso ospiterà i casting del Grande Fratello venerdì 11 settembre. Ad apertura della manifestazione del sabato Vivi la tua città, pregevole il lavoro di squadra di Confesercenti e Comune di Campobasso. E poi a Isernia, lupi, incontri riavvicinati e pecore sbranate. Passiamo adesso allo sport, Serie D, Campobasso, Cappellacci al lavoro per affinare i meccanismi, continua la fase di crescita dei rossoblù. Ancora Serie D, Lagnone stringe per il forte attaccante Sciba, i Granata devono rinforzare l'organico. Eccellenza Termoli, ecco altri due rinforzi, Perdonò e Tenerriello, ciclismo, Luca Benvenuto si aggiudica il Memorial Nino Priolo. Continuiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Futuro Molise. In risalto leggiamo società partecipate del Molise, 3 milioni di perdite, spreco di denaro pubblico senza fine. E poi slot machine, poker online, bingo e scommesse sportive. Contribuenti.it, l'85% dei giocatori risulta povero, i giocatori più incalliti sono quelli residenti in Molise. E ancora donna di Venafro a terra e col braccio pluriflatturato per colpa del pessimo stato delle strade urbane, i figli condizione da terzo mondo, ma nessuno interviene. Andiamo avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Fondi pubblici, il NAS scopre una maxi truffa, i militari indagano su diverse strutture ricettive, una società è accusata di aver riscosso 1 milione di euro dalla regione per realizzare a Ururi un albergo mai aperto al pubblico perché non ultimato, molti casi al vaglio dei carabinieri e delle tre procure molisane, nei guai tecnici e politici di prim'ordine, indagini a tappeto sulle strutture ricettive molisane che hanno beneficiato di fondi pubblici, molti casi al vaglio dei militari del NAS che hanno già scoperto diversi illeciti, nei guai anche un primario e politici di prim'ordine, al lavoro tutte e tre le procure. Nel taglio alto leggiamo Isernia, tornano i lupi in città, sbranate due pecore, avvistati esemplari pure in centro, due pecore sbranate, un agnello sparito, il bilancio del raid compiuto da un branco di lupi in contrada Colle Vavuso e un esemplare è stato avvistato anche nelle vicinanze di
di un pub. E poi la tragedia, travolto da un'auto mentre rientra in paese, 81enne muore sul colpo. L'incidente ieri pomeriggio sulla strada che collega Civitanova del Sannio a Frosolone. La giovane donna che era alla guida dell'utilitaria ha subito lanciato l'allarme, ma per Vincenzo Pollutro non c'è stato nulla da fare. E ancora cronaca, Boiano coltivava piante di marijuana in casa, la 25enne patteggia la pena. È stata condannata a 8 mesi di reclusione e a una multa di 6.000 euro, la 25enne arrestata sabato dai carabinieri. Coltivava marijuana in casa. Termoli, ricercato da mesi, il latitante milanese arrestato dalla polizia. E continuiamo con la politica. Palazzo Moffa, Corecom al completo, Enzo Cimino terzo componente e Vincenzo Cimino il terzo componente del Corecom, indicato dal centrodestra, è stato nominato con decreto del presidente Niro. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Furci. Qualità dei fiumi scarsa, in arrivo la sanzione dall'Europa. Passiamo adesso alle notizie sportive. Lupi si torna al lavoro, Isernia vicina a Cantoro. L'Agnonese pensa all'attaccante Shiba. La banda di Cappellacci torna ad allenarsi dopo il lunedì di riposo. Le pentre attive sul mercato degli attaccanti. Cantoro è praticamente un giocatore dell'Isernia. Agnonese sull'albanese Shiba. Eccellenza, altri due colpi per il Termoli preso per Donò e l'attaccante Tenerriello. Fustal, partita ieri sera al Palaffaraccio, l'avventura dell'Isernia calcio a 5 di Cataneo. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Informa Molise. In risalto leggiamo: correre per ricordare 150 anni della costituzione del corpo delle capitanerie di Porto, guarda costiera. Proseguiamo con Battista e la giunta comunale di Campobasso che onorano la memoria di Khaled al-Assad. Gabriele Basilico in concerto ai giardini del castello di Lupara. E ancora, le selezioni del Grande Fratello si terranno a Campobasso venerdì 11 settembre a partire dalle ore 15. Arte muta, concerti, performance, teatro, danza e pittura in galleria civica. Terminus, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi per operatore sociosanitario. Successo per il tour estivo del Parco delle Morge. Forum TPL, la riforma delle ferrovie non funziona. Mannarino, si avvicina la data di San Salvo. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali e iniziamo dalla Repubblica. Borse, la tempesta globale, la Cina crolla ancora, panico dall'Europa agli Stati Uniti, mai così male dal 2008, rispunta lo spettro della grande recessione. L'Unione Europea brucia oltre 400 miliardi, raffica di sospensioni a Milano che chiude a meno 6, Wall Street perde quasi il 4%. E poi Marono al processo in India, ma Girone per ora non torna. Merkel e Holland, pressing sull'Italia, subito i centri per le domande d'asilo. Andiamo avanti con le notizie di Libero. Come si può guadagnare con il dragone spompato? La borsa di Shanghai perde un altro 8% e tira giù Wall Street ed Europa, Milano a meno 6. Per gli stati è un guaio, ma per i privati è una grande occasione. I consigli degli analisti, Cina KO guida per fare affari d'oro. E poi Vita Smeralda, feste e canti, Silvio torna a far baldoria. Nel taglio basso controlli fiscali, le vittime preferite, partite IVA e piccole imprese, lo Stato forte coi deboli. Proseguiamo il nostro appuntamento con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. La crisi cinese fa strage, bruciati 400 miliardi, unioni civili, Bagnasco, non è ingerenza, panico sui mercati, Milano perde il 6%, è doccia fredda sui Marò, restano prigionieri dell'India, ma il processo si sposta all'Aia, Del Rio ci aspettavamo altro, il padre di Girone, siamo arrabbiati, nuova delusione nella vicenda di due fucilieri pugliesi, le opposizioni attaccano, schiaffo al governo, leggiamo le notizie del Taglio Alto.
Alto. Corato, il ragioniere, aveva il cavo segreto, sequestrati beni per oltre 13 milioni e mezzo. È stato denunciato dalla Guardia di Finanza e un manager non pugliese per la sanità di Milano. A Galatina, blitz dei carabinieri in sala operatoria in attesa che arrivino gli ispettori del ministero, i nuovi direttori degli assessorati, Verri alla cultura. E poi crolla il solaio dell'ex scuola, muore un operaio di Bitonto, salvi per miracolo i suoi due compagni, tragedia sul lavoro a Leuca. Continuiamo con le notizie di Avvenire. Il dragone fa paura, contagio cinese sulle borse, serie globale di crolli, l'Unione Europea brucia 400 miliardi, fuga dagli emergenti. Shanghai lascia sul campo l'8,5%, trascinando gli altri mercati al ribasso, Milano meno 5,9%. Gli Stati Uniti d'America rassicurano, la nostra economia tiene. E poi i profughi, lampi di intolleranza. E adesso andiamo avanti con le notizie della Gazzetta dello Sport. In risalto leggiamo SOS Grandi, Juve, Milan, Roma, Napoli hanno una settimana per recuperare dopo le incertezze intercompresa della prima giornata di campionato. Le big si affidano alle trattative finali, vi spieghiamo chi serve e a chi, ma intanto arrivano tre stelle, Cuadrado, Balotelli, Digne. E nel taglio alto Inter, il giorno di Perisic e Lavezzi, euforia yo-yo, Prandelli lo applaude. E con questo è tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona giornata. Il meteo è offerto da... Io quiero che stesse al mondo che conteste, dell'este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Previsioni del tempo per martedì 25 agosto. Sud-est sempre ben protetto da un campo anticiclonico, garanzia di stabilità e bel tempo. Cielo quindi sereno, poco nuvoloso su Puglia, Basilicata e Molise per tutto l'arco della giornata. Ventilazione debole, variabile o di brezza, con mari quasi calmi o al più poco mossi. Temperature in ulteriore aumento. Campobasso minima 19, massima 30 gradi. Isernia minima 20, massima 30 gradi. Termoli minima 24, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.